Siamo in compagnia di Filippo Frati nel dopo partita di Cavalieri Lazio. Mister, una partita molto dura. Oggi è arrivata la terza vittoria consecutiva, però complimenti a questa Lazio che fino all'ultimo ha provato a portare a casa i 4 punti. Sì, sì, è stata fino alla fine la partita che ci aspettavamo e che avevamo preparato in settimana. Una squadra, la Lazio, che è bene messa in campo, che sa quello che deve fare per stare in partita, è stata in partita fino alla fine e alla fine è andata vicino anche a vincerla. Direi comunque sono stati bravi i nostri ragazzi, perché le poche occasioni che abbiamo avuto le abbiamo concretizzate sia al piede che con 2 mete, quindi complimenti ai ragazzi e complimenti, perché alla fine, per come si era messa la partita, non era facile poi portarla a casa, e quindi bravi, bravi. Si è aperto un mini ciclo di partite in casa, questa era la prima oggi con la Lazio, seguirà lo scontro diretto sabato prossimo con il Viadana, che è capolista, e poi la sfida con lo Stade France in Coppa, quindi 2 sfide molto ostiche. Sì, pensiamo a Viadana adesso, che diciamo che è un po' come sempre nella nostra filosofia, quella di non andare mai oltre la prossima partita. Viene qua una squadra, l'unica squadra a questo punto, visto che oggi Padova ha perso con Calvisano, arriverà qui l'unica squadra imbattuta. Speriamo di essere noi la prima squadra a vincere contro di loro. Direi che continuando a lavorare in questo modo è una partita che dobbiamo e che possiamo vincere per continuare a rimanere attaccati alle prime posizioni. Quindi speriamo di ricevere un po' più di rispetto, diciamo, dalla persona che verrà a arbitrare la partita, perché oggi insomma, mi è capitato di vedere un qualcosa che poche volte nella mia vita, fortunatamente, insomma, ho visto, e mi fermo qui.